Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di Kaya attraverso il quale potrete acquistare giochi a prezzi decisamente vantaggiosi, e con il codice Freccia Blu otterrete un ulteriore 3% di sconto. Tra l'altro, il gioco di cui parleremo oggi lo trovate anche su Eneba, quindi perché non approfittarne? Tra le diverse verità di cui si viene a conoscenza nel corso della propria vita, ve n'è una relativa ai videogiochi. I videogiochi sono un lusso e c'è poco da fare in tal senso. Non tutti possono permetterseli e in particolare, se si vuol stare al passo con i tempi, c'è da spendere parecchio, non solo in giochi, ma anche in hardware, indipendentemente che si parli di console o PC. Personalmente non mi posso assolutamente dire una persona sfortunata, nel senso che nel corso di tutta la mia vita ho sempre potuto comprare quel che volevo. Se volevo un gioco, presto o tardi riuscivo a prenderlo. Magari aspettavo uno sconto, magari aspettavo un saldo, magari compravo in digitale, ma comunque potevo sempre accedergli. Non si è mai venuta a presentare quella situazione in cui o prendo X o prendo Y. Però al contempo va detto che per tutta la vita mi sono dovuto frenare dall'acquistare quei prodotti che molti definirebbero del cazzo, che normalmente o comprano gli psicopatici o comprano le persone particolarmente ricche. Io non sono ricco, quindi le possibilità cominciano ad assottigliarsi. Ho accettato di non comprare queste cose tanto tempo fa, dicendomi non ho i soldi. E poi è arrivato un lavoro. E nel momento in cui è arrivato un lavoro, si è venuta a presentare una situazione quantomeno peculiare. Ho dovuto fare una scelta. O rimanevo quel che ero, un girino, piccolo, debole, privo di carisma, oppure facevo il salto di qualità e diventavo un uomo. E ho scelto di essere un uomo. Ho scelto di diventare un uomo comprando un'infinità di cazzate come quelle che sono appese qua dietro. Bellissime. Le guardi una volta, ci hai speso un patrimonio, ma ti fanno sentire realizzato in quanto videogiocatore, in quanto collezionista, le vedi e dici, mamma mia, ce l'ho. In compenso, va detto che ho sempre tentato di autoimpormi un limite nel senso che, ok, il comprare la stronzata, ma cerchiamo di comprarla al prezzo ragionevole, a un prezzo vantaggioso, quantomeno a un prezzo che non fosse follia. E poi l'ho vista. Bellissima, ho dato un colpo, scusate. Fantastica, splendida. La volevo e l'ho comprata. L'ho comprata, me ne sono infischiato e questo acquisto per me è talmente importante perché è la prima volta che compro un qualcosa di così costoso che mi sono detto faccio l'unboxing, cazzo me ne frega, la fanno tutti? La faccio pure io. Quindi signori, ecco a voi l'unboxing. Di che cosa? In realtà se avete letto il titolo potete già immaginare di cosa starò parlando, ma scopriamolo, tra mille virgolette scopriamolo insieme. C'è un ma. Ho un problema. Il problema... Salve! Scusatemi. Il problema è che è un poco pesante ed è un poco grande. Quindi bisogna cambiare un po' il setup della stanza. Sistemato tutto il necessario, prendiamo il pacco. Per vostra informazione sono 38 gradi all'ombra e fa un caldo porco. Superato il primo passo, ovvero il trasporto, è giunta l'ora di aprire. Tra l'altro non ho idea se si riesca a vedere. Mi avvicino solo per farvi notare che c'è scritto Luca qua, perché queste erano le mie forbici dalla punta arrotondata delle elementari, quindi tutto si ricollega. Tutto si ricollega. Io sto veramente sudando. Apriamo.
meglio posizionarla giù perché mo senti il botto, eh? E invece no. Ce l'abbiamo che fatta. Ho usato pure un po' il microfono per permettere di... Salve a tutti amici e benvenuti a una nuova puntata di Come ti apro il pacco? Come te lo apriamo sto pacco? A mani nude. Con la forza di mille uomini. Ovviamente questo ragazzi è un video molto cazzaro, accettatelo per quel che è. Siatene felici che è uscito un nuovo video, oh mio Dio. È bella. No, è un disastro. Houston, abbiamo un problema. Credo che siano cascate le forbici. È molto più sicuro fare così. La forza bruta, tanto è cartone, tolto l'involucro di Amazon. Che cazzo ce ne frega? E infatti... la scelta è stata premiante. Questo diventa tragica. Sta diventando veramente tragica. Sta cascando tutto. Fermi. Ce la farò. Come un vero uomo. Porco cazzo. E il Titanic già giù. Va bene. L'ernia mi ha fatto ciao ciao con la mano. Questa la mettiamo di qua, va? Oh. Cazzo! Ah, per chi ancora mentecatto non dovesse aver capito cos'è che stiamo per aprire, è la Destroy All Humans... Crypto 137 Edition. Ve lo dico, voi lo sapete e siamo tutti più felici. Ora, qua ci stanno i classici bollini di scotch da dover togliere. Questa è sempre un'operazione delicata perché se fai un errore, sminchi tutto e rovini la confezione. Io ho appena sminchiato tutto. Allora, la confezione non si è rovinata, ma mi si è strappato in due lo scotch. Ma come cazzo faccio? Scusa, Giochiamocela d'astuzia. Voi non vedete un cazzo dall'altro, guardate. Cazzo, quasi... si vede già qualcosa del contenuto. Se io faccio così... visto che... stavo notando che mi si stava cominciando a sminchiare tanto la carta. Faccio una bella cosa. Facciamo che resta qua. Così, to. A mai più. Così almeno ci sta. Rimane appiccicata, ma sti grandissimi cazzi. Sempre meglio che rovinare la scatola. Sarebbe stato mille volte più facile con... un taglierino, freccia. Perché utilizzare le forbici? Perché sono coglioni. Ricordatevelo sempre, amici. Freccia è un pirla. E io cerco di mascherarlo rispondendo perché mi piace la sfida. Ma santa. Stava a cascare con tutto quanto, Carmio. Oh, è la prima... la seconda fase è fatta. Il caldo, raga, vedete, a me mi si inquadra un po' la testa, un po' sì, un po' no, sti gran cazzi, è questa che vedete interessa. Ho caldissimo. No, non me lo dire. No! Ce ne sono quattro anche dall'altro lato, come? Come? E mo me? Tu devi essere pezzo di merda. Thank you.
ce la sto facendo, comunque sì, non ce la sto facendo. Ma è una cosa carina, Freccia, vedrai che verrà fuori per bene, sarà una cosa divertente da fare per il canale di mortacci mia. Seppur con molta fatica, ce l'abbiamo fatta. Si apre così? Perfetto, proprio... No! Fermi tutti, che faccio un disastro qua. Si apre così. Sto viso sta venendo più in casino di quanto... Tra l'altro, forse sarebbe il caso che facessi questo movimento. Oddio, il microfono. Piano. Niente botte. Ok, dicevamo. Ora lo... però vaffanculo. Facendo una mossa di karate, ragazzi, voi non avete idea. Non avete veramente idea. Allora. Questa è la statua. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo lo zaino. Ovviamente, aspettate, facciamo una... Mi rimetto un po' meglio con la telecamera che tanto mo tiro fuori, quindi. Dicevo, ovviamente, ragazzi, farò qualche ripresa aggiuntiva successivamente con la GoPro per far vedere meglio i diversi pezzi. Però. Quindi state tranquilli, non bestemmiate... Vabbè, il gioco, Destroy All Humans. Tenere per le mani, questo gioco è per me fonte di grandissima goduria, però mi fa particolarmente ridere che le lingue dello scatolo siano francese e inglese. Come sempre, viva gli italiani. Non so che sia. Ok, adesso non faccio vedere perché... Contenuti bonus. E quello fu il magico momento in cui il giovane Freccia, nel mentre che stava sfogliando quelle curiose immagini piene di violenza, di black humor e di veemenza, si ritrovò a chiedersi: cosa cazzo ho comprato? Comunque sia, come sempre, ricordate, made in China. E il Covid che si sparge ovunque. Poi, primo pezzone. Cosa? Piano, Freccia. Piano. Oppo, devo fare così, perché sennò ne si porta via tutto. La prima cosa, tra l'altro con la scatola leggermente rovinata, ma vabbè, è... Lo zaino. Opla. L'odore di Cina. Questo è il classico, sai, questo è l'odore dei mobili IKEA quando li aprite dalle buste, dalle scatole. Dalle... Sei pronti, Evo? Nome di Dio. Questo è uno zaino. Questo? È uno zaino. Zaino vuoi? È uno zainetto, dove metterci qualcosina dentro e poi con molta praticità, vedete? Così è tutto a posto. Ma così è solo magia. Collezione primaverile per passare un inverno all'insegna dell'estate tra le alte stelle del cielo blu. Eppure questa è andata in nome del Signore. Tre punti! La verità è qui sotto. You can't handle the truth.
Dicevamo, è il momento del top, top di gamma. MSI, Nvidia GeForce 3980, levati proprio. Questo è il rumore della vittoria, ragazzi, è il rumore della mia vittoria. Giustamente hanno riempito di blocchi e quant'altro per evitare che si rompesse qualcosa. Però in nome di Dio, che casino, che immane casino. Ci sono scopate che sono andate così, Qui urge un lavoretto. Mi servono le forbici che sono cadute, Dio solo sa dove. Eccole. Allora. Aiuto. Perché... mi sono particolarmente spaventato, non lo nascondo. Ho avuto particolarmente paura, ammetto le mie difficoltà. Credo che fare questa cosa in diretta, con tutte le luci, il microfono e quant'altro, sia stato il più grande errore della mia vita, perché ho faticato il quintuplo di quanto non faccia di solito. Ma per un per voi questo è altro, porco Giuda, per voi! Ovviamente non l'ho ancora controllata, però premetto che questo si è fatto un bel viaggio. Se è rovinata, bestemmio. In diretta non è vero, perché questo è un video. Ma la bestemmia parte. Ma io adesso mi trovo nella condizione di dover togliere anche questa, perché se no lo spazio col cazzo che ce l'ho. Se butto col cade. Piano. Mamma mia. No. Tra l'altro qui con la scritta. Si legge un cazzo. Ecco, Destroy All Humans. Titolo che ho giocato. Ma questo non l'ho detto. Titolo che io ho giocato quando ero piccolo su PlayStation 2. Mi sono giocato tutta la serie. I capitoli bellissimi, quelli di merda. E rivederlo così fa un certo effetto. Non posso nasconderlo. Insomma, se mi si è spaccato qua, ma sti grandissimi carte, cazzo, è bella. Dio mio, quanto sei bella. Sei bella da morir. Io non ho idea di dove cazzo la metto. Andiamo con calma. È il mio pupo. È il mio bambino. Figlio mio, finalmente ti ho trovato. Se mi ricordo bene, mi avevano detto che è infatti qua. Ho paura di romperla, quindi sto... Un simpatico portachiavi, va bene, accettiamo, e Dio Cristo, e vabbè. Oggi va così, ragazzi, oggi va così. Allora, inutile girarci tanto attorno. Il pezzo forte, mamma mia, il sudore. Il pezzo forte della Collector è chiaramente questa. Cioè, questo è... siamo proprio su livelli over the top in questo momento in cui vi starò parlando. La starete vedendo più da vicino attraverso magia di montaggio. E... è veramente figa.
è veramente figa, è curata un sacco di mi piace da morire, mi piace da morire, mi piace un casino la posizione, vabbè, la forma in sé mi fa impazzire, cioè Crypto che tiene da una parte il mondo con questa figaggine sua e il fucile, no, è proprio bella, raga, non saprei neanche, è proprio bella, ma bella bella, cavoli, mi piace un sacco, col cervello anche che si vede in evidenza, cioè mica cazzi, anzi. La faccio vedere a mia madre. Ciao mamma! Pesa un quintale. Spora rimane così tutto il tempo. Si chiama Crypto. A me mi mette paura, da te la fai paura. Non è che... Magari sì. Diventa fluo di notte. Madonna. Non credo. Vediamo di lì. Sarebbe molto figo. Però mi sta cedendo un braccio. Andiamo l'alieno per le palle. Per le... carino. Mi piace un sacco la forma che hanno scelto. Tra alien. Anzi, tra Predator. Più che Predator, sono proprio, è il classico grigio dei film alieni degli anni 60-70. Se tu rivedi i fumetti di Martin Mister, È lui. È similare, sì, non così cattivo. Sì, certo. Un po' meno... Vuoi darci un consiglio? Del tipo? Sì, puoi comprarne uno anche te. Insomma, ragazzi, questo era l'unboxing della collector di Destroy All Humans. E cosa posso dirvi? Ne sono pienamente soddisfatto. Sta statuetta... Statuetta è veramente ben fatta e soprattutto è veramente massiccia. Probabilmente è la cosa più grande che ho in casa in ambito figure. E ne ho diverse molto abbastanza grandi, molto no. Questa forse rientra nell'ambito del molto grande. E mi piace da morire proprio come è fatta, come vi dicevo, la posizione, il modo, il senso di figaggine che riesce a darti. Il pupazzetto che se strizzi e fa gli occhietti, cioè, è figo. Mi piace tanto, mi piace tutto. Soldi ben spesi per me. E va bene. L'unboxing, la collector, la Crypto Edition, fighissima. Ma il gioco? Beh, come detto inizialmente, quella di Destroy All Humans è una saga che mi porto nel cuore fin da quando ero un bimbo, da quel lontano 2005 durante il quale mi improvvisai un alieno pronto a uccidere qualsiasi folle umano avesse provato a bloccarmi la strada. Un'avventura unica che mi seppe conquistare. L'epoca PS2 Xbox è rinomata come la generazione della sperimentazione. I costi ben più contenuti in ambito di sviluppo dei videogiochi permettevano un coraggio maggiore, la possibilità di puntare su nuove idee, su mondi di gioco unici, su strutture ludiche mai viste prima. Quelli furono anni magici. A videogiochi splendidi se ne affiancarono altri semplicemente orripilanti. E Destroy All Humans entrò perfettamente nella prima categoria. Un'epopea che mi divorai con estremo piacere e che continuai a seguire nella sua dolorosa continuazione. Purtroppo, infatti, nessun successivo capitolo riuscì mai a eguagliare la bellezza dell'originale. E quando quella robaccia di Path of the Furon giunse su PS3 360, la THQ mise definitivamente la pietra tombale sulla serie. E cinque anni dopo, quella stessa pietra rotolò finendo con lo schiacciare anche THQ. Il resto, come si suol dire, è storia. Lo studio chiude, arrivano i Nordic Games, comprano tutte le IP di THQ, decidono di chiamarsi THQ Nordic e si ritrovano tra le mani anche Destroy All Humans. Ma cosa farci? Un seguito di Path of the Furon è fuori discussione, i vecchi fan lo snobberebbero, i nuovi giocatori non lo calcolerebbero. Si potrebbe puntare a un reboot, ma il rischio sarebbe troppo elevato. Costi non indifferenti per un'IP rimasta morta per oltre un decennio non sono abbordabili per una simile compagnia. L'obiettivo è realizzare qualcosa che possa generare introiti senza richiedere spese esose. Quindi su cosa bisognerebbe puntare? La risposta è lì. Ferma, ben visibile, splendida. THQ Nordic l'afferra e ci tira fuori Destroy All Humans.
non un reboot, non un sequel, bensì un remake. Una mossa intelligente e rivelatasi già premiante anche con altre serie. Da una parte infatti ti prendi sulla fiducia tutti i fan più accaniti, dall'altro lato incuriosisci il resto del popolo videoludico. Doppia vittoria, rischi ridotti all'osso. E fin qui, tutto ok. Ma il gioco effettivo com'è? Per il momento ho giocato solo alle prime missioni dell'avventura, ma già così posso dirmi pienamente soddisfatto. I ragazzi di Black Forest Game sono riusciti a rimettere a lucido l'opera senza fargli perdere il proprio stile, il proprio carisma. Il gioco appare identico in tutto e per tutto alla produzione originale, nelle missioni, nella storia, nel feeling, anche nel doppiaggio, con però varie migliorie a fare da sfondo all'esperienza. Chiaramente il primo cambiamento che salta all'occhio è quello grafico e sono davvero felice di poter dire che le migliorie apportate non hanno avuto alcun effetto su quel peculiare character design che tanto mi fece innamorare con l'originale. Il passo tecnico in avanti è evidente, seppur ovviamente siamo indietro anni luce rispetto alle produzioni più famose, mentre lo stile cartoon generale della produzione viene in aiuto per smussare qualche angolo sparso qua e là. Inoltre sono stati inseriti diversi miglioramenti sotto il profilo ludico per velocizzare il gameplay generale che contribuiscono a rendere le partite molto più veloci e adrenaliniche, senza doversi perdere in quella macchinosità che contraddistingueva Destroy All Humans. È stato introdotto lo scatto, nuovi obiettivi secondari e upgrade di vario genere che ampliano l'esperienza. Il punto però è che tutte queste informazioni sono un poco superflue. Destroy All Humans è un gioco cacciarone che vuole essere cacciarone, e per quel che ho giocato fino ad ora, ha raggiunto pienamente il suo obiettivo. Sicuramente sarà anche un po' la nostalgia a parlare, ma in queste prime ore in game mi sono divertito come un cretino. Vai a piedi e spari a tutti, lanci macchine in ogni dove, fai strage di civili, poi sali sulla tua navicella e giù di massacri tra palazzi in fiamme e carri armati distrutti. E nel mezzo quel black humor molto cazzone a farla da padrone, tra battutacce squallide e insulti di ogni tipo. Tutto funziona dannatamente bene, e per quanto si denoti una struttura di gioco arretrata rispetto a ciò che è il gaming moderno, mi sono goduto ogni secondo passato in questa avventura e non vedo l'ora di spenderci sopra altre ore di sano divertimento videoludico. Questo comunque era tutto quello che avevo da dirvi al riguardo. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito e vi saluto. Noi ci rivediamo alla prossima.